Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di giovedì 9 febbraio 2023. A seguito del terremoto del 6 febbraio, l'ambasciata italiana ad Ankara comunica ai connazionali in Turchia che gli aeroporti della zona sono nuovamente operativi, ma i voli commerciali disponibili sono soggetti a modifiche dovute alle circostanze. La missione diplomatica invita a monitorare i siti delle compagnie aeree a partire dalla Turkish Airlines. Segnala che nella città di Gaziantep e Antakya sono presenti dei servizi di bus delle principali compagnie, ad esempio Sex Tourism, Ben Tourism. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.mbankara.esteri.it/ambasciata_ankara/it. Missione passaporti a San Miguel de Tucumán. Il Consolato Generale d'Italia a Cordoba comunica che il funzionario itinerante sarà a disposizione unicamente delle persone residenti nella città e provincia di Tucumán. Gli appuntamenti, spiega la rappresentanza, si potranno prenotare solamente via mail all'indirizzo cordoba.passaportinoa@esteri.it dalle ore 00:30 del 10 alle 24 dello stesso giorno, del 10 febbraio. Nel messaggio bisognerà indicare il nome del richiedente e allargarne il documento d'identità. L'ufficio passaporti, sottolinea ancora il consolato, contatterà poi l'interessato via mail per indicare come procedere. Ultima precisazione: le mail inviate prima del 10 febbraio o dopo tale data non verranno prese in considerazione. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.consocordoba.esteri.it/consolato_cordoba/it. Cure dentali in Albania, attenzione! L'avviso è stato pubblicato dall'ambasciata italiana a Tirana, che spiega: negli ultimi anni stiamo assistendo a un incremento del numero di connazionali che si recano in Albania per sottoporsi a cure dentali, attratti da costi più economici rispetto all'Italia. L'offerta di cliniche private che offrono questo tipo di servizi, prosegue la missione diplomatica, è vasta e spesso accanto alle cure odontoiatriche vengono proposti anche pacchetti che includono trasporto e hotel. Da qui l'invito a fare attenzione: non sempre le offerte proposte sono varie e corrispondono a standard di qualità soddisfacenti. Si raccomanda pertanto vivamente, prima di intraprendere questa scelta, di valutare con estrema attenzione la clinica e i professionisti ai quali affidarsi attraverso un'accurata indagine di mercato. L'ambasciata precisa di non disporre di una lista di cliniche di riferimento e ricorda l'opportunità di stipulare un'assicurazione medica che copra in caso di incidente o infortunio durante la permanenza in Albania, garantendo in particolare il rimpatrio sanitario in Italia. Rispetto alla disponibilità di farmaci in loco, altra sottolineatura della rappresentanza, pur potendosi reperire alcuni farmaci, è consigliabile portarli con sé dall'Italia. Se le quantità necessarie sono ingenti, in previsione di una permanenza prolungata, è necessario che siano accompagnate da una prescrizione medica onde evitare controlli e conseguenze spiacevoli alla frontiera. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.ambtirana.esteri.it. Ultima notizia, si chiama Pour Parler, la nuova rivista bilingue in italiano e francese dedicata agli italiani in Francia, un periodico in formato cartaceo e digitale il cui primo numero è uscito questo mese. La testata tratta di cultura, gastronomia, eventi, arte, teatro, musica e quant'altro possa essere utile a noi italiani in Costa Azzurra e non solo, spiega la direttrice Laura Albanese. Hanno contribuito al primo numero Silvia Rosio, Emanuela Cattaneo, Luisa Del Piano Inversi, Eliana De Matteis, Paola Di Domenico, Paolo Grava e Delfina Licata. La versione digitale della rivista è disponibile sul sito www.ita.calameo.com. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.